Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, nella nostra struttura di Padre Pio TV, con questa splendida chiesa di San Pio che è stata consacrata il 1° luglio del 2004. Oggi per raccontarvi qualcosa di straordinario che riguarda la vita e la storia di Padre Pio da Pietrelcina. Come ben sapete, nel periodo della guerra, qui a San Giovanni Rotondo, venivano tantissimi soldati americani. Tra questi veniva qui a San Giovanni Rotondo anche Padre John St. John, gesuita, cappellano della 15ª Army Air Force dell'esercito americano, che era stazionato allora a Foggia. Incontrò per la prima volta Padre Pio nel gennaio del 44, proprio nella sacrestia del convento, e ci fu per lui una grande meraviglia, soprattutto per incontrare questo frate, un vero e proprio santo, così come lo definiva Padre John. Da allora però Padre John vide Padre Pio altre 9 volte, lui lo annota nelle sue memorie, per un periodo di 18 mesi e quindi venne qui a San Giovanni Rotondo più volte. In questo suo diario Padre John, St. John, scrisse che un giorno Padre Pio gli chiese se conoscesse un certo sergente, cioè gli disse proprio nome e cognome di questo sergente, e Padre John disse: no padre, non lo conosco. E Padre Pio andò ancora più nello specifico, gli disse: si tratta di un sergente che è nel 2° gruppo dei borbandieri, digli che il bambino è nato ieri e che la moglie e il bimbo stanno bene. Padre John, senza chiedere a Padre Pio come facesse a saperlo, non fece altro che recarsi con la sua jeep dallo squadrone indicato e trovò effettivamente questo sergente. Il cappellano si presentò e gli chiese se avesse mai sentito parlare di Padre Pio. Il sergente rispose: no padre, non ho mai sentito parlare di Padre Pio. E allora a questo punto Padre John gli spiegò che Padre Pio era un frate cappuccino che abitava qui a San Giovanni Rotondo e che portava i segni della passione del Signore. Padre John, dopo avergli raccontato un po' la storia e la vita di Padre Pio, gli disse: ma io non sono qui per raccontarti la storia di questo frate mi ha detto appunto di comunicarti che il tuo bambino è nato ieri. A un certo punto il sergente impallidì, infatti sua moglie stava aspettando un bambino, ma non aveva avuto comunicazione, non sapeva nulla, non sapeva che avesse partorito. Infatti 2 giorni dopo gli venne notificato dalla Croce Rossa che suo figlio era nato. Beh, si tratta di un episodio straordinario, così come lo stesso Padre John ha comunicato tutto questo in una sua intervista che fece nel 1989 al giornalista Bernard Ruffin, dove disse: ecco, questo sì, è un episodio che io mi limito a raccontarlo e anche noi ci limitiamo a condividerlo con tutti voi. E lui disse, e lo è anche per noi oggi, che è una cosa veramente degna di nota.